Oggi hai subito scritto Se ne va un pezzo della mia vita. Mi vuoi raccontare? Faccio un po' fatica, soprattutto dopo aver visto queste immagini. Se ne va un pezzo della mia vita, sì, se ne va un pezzo bellissimo della mia vita. Sono stati anni meravigliosi passati insieme a Bisteccone mio, come lo chiamavo io. Ci univa prima di tutto una grandissima amicizia, un bene profondo, un rapporto quasi d'amore, come si può avere quando ti lasci con un amore, con un compagno di vita, con un marito che però rimane nella tua vita, no? A me, io ho un compagno con il quale ho un rapporto d'amore, lui sa che io ci sono e lui c'è per me. Ecco, con Giampiero era la stessa cosa. Lui sapeva che io c'ero e io sapevo che lui c'era nella mia vita. È molto difficile a parole raccontare quello che sento adesso. Non lo potevo immaginare mai, non pensavo mai che le cose potessero precipitare. Sapevo che stava male, non stava bene, l'avevo visto l'ultima volta domenica in, poi con la pandemia il nostro rapporto era legato soltanto a dei messaggi, ma posso dire che fino a poco tempo fa Giampiero mi mandava i messaggi: Mara, ho un'idea, facciamo questo, sempre delle idee un po' strampalate, che dicevo: ma che ti sei messo in testa, ma come facciamo? Ho un libro folle, ho un programma folle. Lui aveva ancora tanta voglia di fare, in qualche maniera. Probabilmente le idee, i pensieri lo facevano sentire ancora partecipe del nostro mondo. Perdo una persona a me molto, molto cara. Mara, lo so perché quando ci siamo sentiti prima non riuscivi a parlare, adesso hai recuperato un po' di forze anche per raccontare, ti ringrazio moltissimo. Su tutti i siti di oggi, la notizia naturalmente apre tutte le pagine dei principali quotidiani italiani, ci sono tutti i documenti che riguardano voi due, perché le ultime apparizioni di Giampiero Galeazzi sono state con te a Domenica In. Ha fatto molta impressione, io c'ero. Quella volta che lui è tornato nel 2018, il 30 dicembre, in una puntata speciale di Capodanno, e lui già camminava a fatica. E in quella circostanza ha detto una cosa che mi ha molto colpito e che voglio farvi risentire. Guardate. Giampiero, ma tu sei soddisfatto di tutto quello che hai fatto, di tutto Sì, quello che hai? O hai qualche desiderio ancora? di uscire dal frigorifero. Perché adesso è vuoto, lo vorrei con qualche presenza siciliana, ma anche diciamo romanesca. Io penso che questa mia vita mi abbia dato moltissimo, ma ancora uno striscione da attraversare, gli ultimi 500 metri. Vai, vai Italia, vai. E tu ce la fai? Grazie. 500 metri sono pochi, Non ci ne ferma devi più fare nessuno. ancora tanti, non solo 500 metri, amore. Vedremo un po', mi giro dietro come fanno gli avversari e chi troverò, non lo so, vedremo. Troverai gli amici che ti vogliono bene, la tua famiglia, i tuoi figli e Mara, Mamma mia. sempre con te. Fa molta impressione, Mara, rivedere anche qui sia Massimo che Ivan, sono molto colpiti tutti noi. C'è un silenzio in studio davvero irreale quando se ne va un grande amico, succede questo. Lui diceva gli ultimi 500 metri, tu gli hai regalato quell'abbraccio, hai detto ci saremo noi, ci sarà la tua famiglia, i tuoi amici, e poi c'è questo grande abbraccio del pubblico, no? Perché oggi c'è un'onda davvero grande che attraversa tutti noi, tutta la RAI, il servizio pubblico, che ricorda questo grande amico e questo grande giornalista che tutti davvero abbiamo molto rispettato e molto amato. Non so se Mara mi sente, se riesce a... Mi ricordo bene quel
per ospitata, poi ce n'è stata un'altra dopo. Esatto. E mi ricordo che già, insomma, lui faceva un po' fatica, però io lo mandavo a prendere, insomma, ero diventata molto materna, ecco. Diciamo che l'ultimo periodo ero diventata molto protettiva e materna, cosa insolita perché noi siamo sempre stati due matti. Io ho dei ricordi meravigliosi, divertenti, ci siamo tanto divertiti. Io voglio ricordare anche quel Giampiero lì, mi fa molto male adesso ricordarlo nell'ultimo periodo, perché se tu guardi gli occhi di Giampiero in queste immagini, ecco, gli occhi, lui cercava di nascondere, ma gli occhi dicevano tutto. Io avevo percepito questo quando lui parla di quegli ultimi 500 metri. Lui sapeva che sarebbe stato tutto molto difficile. Però ti posso anche dire che Giampiero è stato un amico goliardico, divertente, folle, pazzo. Noi ci siamo incontrati a New York nel 94 con i mondiali, dove Arbore faceva uno spettacolo con la squadra dell'Italia e noi uscivamo tutte le sere insieme con un gruppo di amici insieme a Giampiero. Però Arbore aveva sta fissa di sto jazz che io e Giampiero non sopportavamo, per cui andavamo tutte le sere a farci due palle al village, sì, a sentire sta musica. Allora io e Giampiero piano piano, senza farci vedere dagli altri, uscivamo da questi club, tanto era tutto buio, nessuno vedeva niente, uscivamo e andavamo nelle strade del village dove andavamo a mangiare. Certo. Ci andavamo in tutti i postaggi a mangiare delle schifezze terribili, per cui ci eravamo anche molto simili in questo, no? Il cibo, ci è sempre piaciuto mangiare poi le cose proprio quelle, senti, che fanno male. Esatto. Perché poi noi l'abbiamo conosciuto come grande cronista sportivo, poi a un certo punto lui si è trasformato in un intrattenitore grazie a te. Beh, colpa e a tutte mia, quelle domeniche. No, vabbè, colpa mia. È colpa lui tua. Dice che gli ho rovinato la vita. Ti voglio far vedere un piccolo... Sia perché è ingrassato e perché... Sì, e vabbè, guarda, bella quella foto. Guarda. Tornerò in ginocchio. Tornerai? In ginocchio da te. E le altre? Le altre non so. Non so niente per me. Adesso lo sai. Ora lo so, ho sbagliato con te. Non sbagli più. Ritornerò in ginocchio da te. Allora hai capito, no? Che io ti amo follemente. È vero. L'hai capito o sì, no? Ma tu lo sai che cosa voglio da te? Che cosa vuoi? Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Sì, voglio per te le tue carezze. Sì, voglio t'amo più della mia vita. Tieni qui, non sei più una bistecona. Che sono? Una cotoletta. Mara, è anche bello ricordarlo così, è vero, perché poi c'era questa grande allegria, questa grande chimica. Peraltro tu quella canzone gliel'hai dedicata l'ultima volta che lui è venuto a Domenica Inn, che era il 2019. Ma vogliamo ricordare adesso anche tutte le sue immense prove, no? Con i nostri amici qui da Cronista Sportiva. Allora, questo è un racconto che ha fatto storia, quello della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Seul del 1988, i fratelli Carmine e Giuseppe Abbagnale. Guardate. Andiamo azzurri, adesso ancora 50 metri al traguardo. Andiamo a vincere, andiamo a vincere. E con questo grido pensavo di coinvolgere tutti gli spettatori a casa. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivenendo fortissimo. Dico sempre, sono un telecronista della Rai, devo fare le cose per bene, secondo etica. Poi quando vedo la barca azzurra che va in testa e che cerca di vincere, perdo le staffe e comincia a stirare come un tifoso qualsiasi. Ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est. Bravo, bravo Giuseppe, due stupendi cavalieri delle acque ancora. Loro dimostrano di essere i più forti in ogni momento e su ogni campo di gara.
Allora, voglio sentire voi un vostro ricordo personale di Giampiero. Ma il mio ricordo è un ricordo molto intimo degli ultimi anni, nel senso che qualche anno fa, non mi ricordo se 3-4 anni fa, lui mi chiese un favore, quello di farlo accedere a una clinica di Bologna. Io sono di Bologna, lo portai a, era Rassignano, e lì presentammo anche, lo sa bene, particolarmente bene, presentammo anche il suo libro. E io lo trovavo molto solo, nel senso che negli ultimi tempi mi telefonava, mi scriveva come se, parliamo certamente non di Marco, questo è evidente, come se qualcuno l'avesse non dimenticato, però parlo della mia categoria evidentemente. Certo. E quindi mandava messaggi, mandava meme divertentissimi, era dolce e anche molto feroce in alcuni giudizi. Però era un personaggio incredibile e secondo me era molto buono in particolare ed era uno che non chiedeva. Io ho fatto con lui una domenica sportiva, quella del cinquantenario, nel 2004, e ricordo che soffriva un po' il fatto di essere messo in secondo piano, ma non stava lì a pretendere o a richiedere, eppure era stato il giornalista più popolare della storia. Assolutamente, iconico poi questo primo scudetto vinto dal Napoli il 10 maggio 87, la storica intervista a Maradona, guardate. È come quel giorno a Città del Messico? Un pochettino, però ancora non possiamo alzare la coppa. Senti, il pubblico è impazzito, si sente campione d'Italia. Sì, ma dobbiamo ancora lottare come abbiamo lottato oggi con una Juve grandissima. Guarda, mi hanno frascicato. No, questa no. La Rai non mi passa. La Rai non me lo passa. Vabbè, te regaliamo una surra. No, dicevo che io mi sono andato a Barcellona senza vincere niente. Però l'avevo promesso a Pepino, alla squadra, a Ferlaino, che avevano creduto in Maradona per vincere qualcosa. Sono riuscito a vincere con tutti quanti, guarda, attenzione, che questo non è una vincita solo da Maradona, sennò è tutta la squadra.